E oggi faremo la reazione ai primi TikTok di Ross. Se arriviamo a 50.000 like, ricreo i vecchi TikTok di Rosalba. Bella a tutti ragazzi, questi oggi siamo con un nuovo vlog. E ragazzuoli, io mi sono svegliato da qualche oretta. Stavo guardando qui fuori dalla finestra e purtroppo oggi è una brutta giornata. Guardate, purtroppo non c'è il sole ed è tutto nuvoloso. Ma purtroppo è così da ormai qualche giorno. Sono tipo 3-4 giorni che non c'è il sole qui a Milano. Però fa niente, tanto dobbiamo rimanere a casa ancora per un po'. Aspettate, sta passando qualcuno fuori, quindi mi nascondo. Ma non perché mi vergogno che mi vede registrare, è che sto in mutande. Perché voi vedete, sì, è tutto preparato nelle Instagram stories, su TikTok, nei video YouTube. In realtà poi giusto è mutande. Perché ok che mi devo preparare, però tanto l'importante è il pezzo sopra, non il pezzo sotto. Però a parte questo, ieri per la prima volta dopo 2 settimane circa sono uscito di casa per andare a fare la spesa perché avevo finito tutto, non avevo niente, ma erano rimasti tipo solo i fagioli a casa. Quindi sono uscito, ho fatto una spesa assurda e ho anche registrato delle clip che adesso vi manderò. Dopo più di un'ora di fila sono riuscito a entrare nel supermercato e ora farò la spesa. Ovviamente di mascherina e guanti. E la spesa qui è appena iniziata. Ecco qui, la spesa continua e diciamo che abbiamo preso un botto di cose perché dobbiamo cercare di rimanere il più possibile a casa senza uscire e fare la spesa, quindi facciamo una ogni 2 settimane, grandissima così. Ok, adesso paghiamo. Calcolate che per quanta spesa abbiamo fatto non entra neanche nella macchina. E aspettate, adesso vi faccio vedere. 212 euro e 80 centesimi. Però fortunatamente spesa fatta. Ok ragazzuoli, come avete ben visto, ho preso veramente tantissimo cibo, più di 200 euro di spesa. Ma più che altro dopo tutta quella fila diciamo che mi sono meritato di fare una bellissima colazione col cibo che ho preso ieri. Quindi adesso prepariamoci un latte e cereali. Che comunque ragazzuoli, io devo smetterla di mangiare. Sì, lo so, dirlo mentre mangio è veramente strano, però questi giorni di quarantena mi sto sfondando troppo di cibo. Però fa niente, adesso mangiamo e ci rivediamo direttamente dopo. Ho finito la colazione, quindi laviamo la tazza. Comunque volevo dirvi, ok che mi sto sfondando di cibo, tipo, guardate qui, l'altro giorno ho fatto il tiramisù insieme a Ross. Quello comunque era un tiramisù vegano perché stiamo sperimentando in cucina. Però in questi giorni mi sto anche allenando tanto, quindi diciamo che adesso dovrei anche andare ad allenarmi. O forse no, mi allenerò dopo perché in realtà Ross sta ancora dormendo. Io l'avevo promesso che oggi ci allenavamo insieme, perché sennò senza di me è un po' difficile che lei si allena, quindi magari l'aspetterò e adesso faremo altro. Tipo io ogni mattina ormai registro TikTok perché sto in fissa con TikTok, lo sto utilizzando tantissimo. Quindi niente, magari adesso saliamo e registrerò qualcosa. Vedete raga, TikToker standard pack: la ring light, la maglietta, vestito bene sopra e poi in mutande sotto. Comunque io ogni giorno carico sempre circa 1 o 2 TikTok. Ah, infatti fatemi prendere il telefono perché proprio in questo momento caricherò un TikTok che ho registrato qualche giorno fa con Ross. Comunque parlando sempre di Ross, lei ha TikTok da molto ma molto più tempo di me, e più di un anno fa avevamo fatto un video dove lei mi insegnava a fare di TikTok. Ma devi mettere velocità 2 per. Sì, perché almeno va più veloce. È più lento, cioè, però poi sarà più veloce. Stessa cosa. Oh regà, devo per forza essere il migliore TikToker perché qua. Allora, vuoi siamo farlo tutto forti. Una clip? Oppure vuoi farlo tipo che si ferma? E transition? No, una clip, ma che sei matta. Allora fai così, metti il timer e poi metti dove vuoi stoppare. Ho sbagliato, aspetta, ho sbagliato io perché era quella dopo così. E adesso andiamo a vedere i TikTok che avevamo fatto insieme, che sono anche i miei primi TikTok. E dobbiamo scendere anche un botto giù. Ah, ecco qui, perché sono praticamente i primi TikTok. Eccoli qui, io ancora non mi ricordo, vediamoli. Ah, si chiamava anche Lil Ross 4 il Ba. Che brava. Ok. Vediamo l'altro. Parli troppo, non sei un uomo, sei una bussia. Nella zona faccio i movimenti giusti. La tua donna faceva i movimenti giusti. Ok, perfetto. Diciamo che sono migliorato molto col tempo, anche perché questo qui è uscito a fine novembre 2018. Quindi raga, io faccio TikTok da poco più di un anno, mentre c'è Ross che li fa da tipo 3 anni, non lo so. Infatti adesso clicchiamo sul suo profilo e andiamo a vedere i suoi primi TikTok. Io adesso scendo, 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 ci metterò un botto, perché raga, praticamente io vedo che spesso lei va a vedere i suoi vecchi TikTok ma li elimina. Non lo so perché li elimina, però fa una pulizia del profilo. E non lo so, visto che magari in futuro ne eliminerà altri, io mi sbrigo e
vado a vedere i suoi vecchi TikTok. E oggi faremo la reazione ai primi TikTok di Ross. E parliamo piano perché lei sta ancora di là dormendo, ma non voglio farmi sentire, visto che poi magari si alza e dice no, non puoi registrare questo video. Comunque ok, siamo arrivati. Perché c'è Cameron Dallas qui quando sono non disponibile? Ma ha fatto il duetto con Cameron Dallas. Ha fatto la modalità duetto e sicuramente pensavo, oh mio Dio, così penseranno che sto con Cameron Dallas. Vabbè, a parte questo, la vediamo il suo primo TikTok. Regà, 2015. Vediamo il secondo. Prima era completamente diverso comunque. No, raga, scusatemi. Boh, vediamone altri. La saliamo. Ma perché aveva le sopracciglia blu qui? Ok, vabbè. Se c'era pure impegnata, dai. Vediamone altri. Non so quella che mi ispira di più. Questo. No. Ok, raga, va bene. Era completamente diverso. Ah. Vabbè, completamente diverso. Oh, questo mi interessa. Ok. Boh, non lo so, raga, prima era completamente diverso. Cioè, prima contava solo la quantità piuttosto che la qualità. Infatti, cioè, you're ugly. What? No offense. You're weird. Okay. No offense. That's rude. You have common sense, but it's okay cuz I said no offense. You're... Ok, andiamo avanti. Oddio, Belu. Vediamo. Ok, vabbè. Prima era tutto movimentato, raga. Tutto movimentato. Tutto così col telefono si faceva. Ah, ok, qui ha iniziato a truccarsi, vediamo. Va bene, non facciamoci domande, andiamo avanti. Oddio, lei che fa un balletto di Fortnite, voglio vederlo. Va bene. Ok, va bene. Oh mio Dio, ma questo sono io. Questo è il nostro primo TikTok insieme. 200.000 like. Figo. Da guardare una cosa, raga, che io ancora non avevo il mio profilo TikTok. Infatti, se guardate bene, lì ha taggato il profilo Valespo. Perché io, quando avevo iniziato a fare TikTok, avevo solo il profilo Valespo. E dopo ho iniziato a fargli anche io col mio profilo Sespo. Oh. Ecco, questo qui c'è anche Vale dietro. Vengo al futuro e dire siamo fidanzati. Valerio che mangia. Comunque, sì, abbiamo fatto un po' di TikTok. Ok. Oddio, questo è King, piccolo. Che bello, King. King. E vabbè, qua poi sono iniziati i TikTok che c'ero anche io, tipo questo. Ok, va bene. Però no, io voglio ancora vedere quelli più vecchi. Quindi torniamo giù. Ok, va bene. Raga, sono Diego e Lele. Sono Diego e Lele prima, raga. Non c'è neanche la canzoncina. Ma sono Diego e Lele. Non c'è neanche la musica. Che taglio. Vabbè, raga, più o meno sono ormai sempre la stessa cosa. Quindi basta fare la reaction. E adesso, giustamente, io devo andare a chiedere a Ross se posso caricare questo video. Quindi andiamo a chiederglielo. Comunque, ragazzuoli, se devo dirvi la verità, a me è venuta un po' di fame, quindi andiamo a cucinare qualcosa, magari iniziamo a preparare il pranzo. In cucina con Sesto!
Speriamo di non bruciare tutto. Non c'è la pentola. Aspetta, fammi vedere se sta una qui dentro. Ah, trovata. Che bravo ragazzo che sono, che fa sempre la lavastoviglie. Ok, ad eccezione di questo, che ieri sera abbiamo finito il tiramisù e diciamo che è un po' rimasto ancora qui, però più tardi sistemerò tutto. Adesso cuciniamo la pasta e poi finalmente mangerò. Comunque ragazzuoli, mentre aspetto che si cucini il pranzo, volevo dirvi che questo video finisce qui e volevo anche lanciarvi una sfida. Se arriviamo a 50.000 like, ricreo i vecchi TikTok di Rosalba. Boh, vediamo se ci arriviamo. Comunque in un prossimo video posso anche reagire ai miei vecchi TikTok, ai TikTok Valespo e molte altre cose. Comunque ragazzuoli, io e Guccino diciamo che questo video finisce qui, giusto bello? Ti senti osservato? Che sei? Sei felice che scodinzoli, eh? Bimbo, te stavi dormendo e ti ho svegliato, ti dava fastidio. Dai, non ti nascondere, fatti vedere, sei bellissimo. Comunque ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi per unirvi alla Sespos Family. Noi ci vediamo con un prossimo video. Baci, guccioli.